Buongiorno, oggi è sabato 18 2014, siamo abbastanza sconvolti io con il maestro Corallo. Salve. Dormito poco, oggi siamo, in questo momento siamo sul treno che ci sta portando da Milano a Torino Porta Susa. Abbiamo degli appuntamenti e poi un incontro questa sera. E stamattina ho postato questi versetti, scusa. Questi versetti dalla lettera di Paolo ai Corinzi, bellissimo, e dice, leggo da Colossesi capitolo 3, versetto 12, dice: vestitevi dunque come eletti di Dio, santi e diletti, di viscere, di misericordia, di benignità, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza, sopportandovi gli uni gli altri e perdonandovi se uno ha qualche lamentela contro un altro, e come Cristo vi ha perdonato, così fate pure voi. Cioè, sopra tutte queste cose, rivestitevi dell'amore, che è il vincolo della perfezione. Questa parola mi ha sicuramente suscitato un pensiero particolare, perché molto spesso noi leghiamo la perfezione della persona alla santità della persona, o all'integrità della persona, alla serietà della persona. Noi pensiamo che una persona sia perfetta sulla base del nostro modo di pensare, in base a quello che è il suo stile di vita, naturalmente, che è importante, che è fondamentale, soprattutto a livello societario. Però davanti a Dio, ci rendiamo conto di una cosa, che la perfezione non può dipendere dalla nostra santità, dalla nostra consacrazione personale, dalla nostra integrità, perché non potrai mai arrivare ad una perfezione attraverso la tua abilità, la tua capacità di non sbagliare, o la tua capacità di non cadere, perché arriva il momento in cui lo fai, sbagli, cadi, noi pecchiamo e siamo tentati, abbiamo i desideri della carne, in un modo o in un altro ogni essere umano, chiunque sia, anche chi si sente perfetto e giudica sempre gli altri, alla fine sbaglia sempre, ogni giorno, e ha ogni giorno bisogno del sangue di Gesù e del perdono di Dio, non c'è dubbio. E quindi come si può arrivare alla perfezione? E subito mi è venuto in mente quelle parole di Gesù, scritte, quelle che noi conosciamo come Matteo 5, un attimo, lo prendo subito, dove dice: voi avete udito che fu detto, ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico, ma io vi dico, amate i vostri nemici, benedite coloro che vi maledicono, fate del bene a coloro che vi odiano, pregate per coloro che vi maltrattano e vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli, poiché egli fa sorgere il suo sole sopra i buoni e sopra i malvagi, e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti. Attenzione qua. Perché se amate coloro che vi amano, che premio ne avrete? Non fanno altrettanto anche i pubblicani? E se salutate soltanto i vostri fratelli, che fate di straordinario? Non fanno altrettanto anche i pubblicani? Voi dunque siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli. E da qua ho capito, o almeno sto cercando di comprendere, che la perfezione non ha a che fare con uno stile di vita fatto di regole o di cose dove, che devi osservare, o cose dove magari hai una sei attaccato in maniera particolare alla sana dottrina, che non puoi sbagliare la virgola. No, Gesù ha detto: l'unico modo come noi possiamo essere perfetti è assomigliare al nostro Padre Celeste. E come si fa ad essere perfetti e ad assomigliare al Padre? È impossibile. Allora Gesù non ci chiede di fare cose assurde che non hanno senso, perché come puoi essere perfetto e assomigliare in maniera perfetta al Padre? Okay? Non c'è un modo, perché non esiste un modo. Chi può pretendere di assomigliare o di essere perfetto come Dio? Eppure Gesù sta dicendo una cosa, cioè se tu ami, sei come papà. Se tu fai sorgere il sole sopra i buoni e i malvagi e fai piovere sopra i giusti e gli ingiusti, tu sarai perfetto come il Padre tuo che è nei cieli. Significa ama tutti in maniera incondizionata e non trattare qualcuno in maniera diversa, perché Dio non ha riguardo alla qualità delle persone. Dio non tratta la sua chiesa. Dio non ama la sua chiesa più del mondo. Dio ama ogni singola persona, perché non esistono creature e non esistono figli. Esistono figli lontani e esistono figli che sono tornati a casa. E
Padre Gesù ci insegna e ci incoraggia ad essere perfetti come il Padre. Ed ecco perché Paolo dice, alla fine di ogni cosa, dov'è? Uvessi. Colossesi 3, versetto 15, la pace di Dio alla quale siete stati chiamati in un sol corpo, regni nei vostri cuori e siate riconoscenti. Ma lui dice, e sopra tutte queste cose, rivestitevi dell'amore, che è il vincolo, il legame che ti porta alla perfezione. Dio ti benedica, buona giornata nell'amore di Dio. Andiamo avanti, amiamo tutti, 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 anche quelli che ci fanno antipatia, che ne stanno qua. Amiamo tutti, tutti. Dio benedica. Da me, da Alessandro Corallo, il maestro. Buon amore. No, buon amore non si può sentire. Buon amore, vabbè. Vabbè, buon amore a tutti quanti. Ciao.